Cari amici del For Shooters, trasporto di armi con titolo scaduto. La confisca è sempre automatica? Vediamolo insieme in questa video lezione. I presupposti, materia, diritto delle armi di pubblica sicurezza. L'ambito è quello del trasporto di armi senza il titolo autorizzativo valido. La normativa di riferimento è l'articolo 240,2 numero 2 del Codice Penale. Come tutti sanno, il porto d'armi, che sia sportivo o da caccia, autorizza a trasportare le armi avendo una ragione valida e a portarle solo ed esclusivamente per le finalità per cui l'autorizzazione stessa è stata emessa. Questo significa, in modo ovvio, che al tiratore sportivo è di fatto concesso il porto delle armi solo quando questi stia svolgendo attività sportiva con le suddette, ed al cacciatore è concesso il porto del fucile solo quando questi si trovi ad esercitare l'attività venatoria. Chiaramente il porto delle armi in altre occasioni, per finalità diverse, non è mai concesso se non con una licenza di porto d'armi per difesa personale. Per il resto, il porto d'armi autorizza il titolare a trasportare le proprie armi sul territorio, magari per recarsi in poligono oppure appunto a caccia. Può accadere però che in alcuni casi avvenga un trasporto di armi con un titolo abilitativo comunque scaduto. A questo punto ci si chiede, anche giustamente, che tipo di sanzioni si rischiano? Quali potrebbero essere le conseguenze? Che tipo di sanzione si rischia? Innanzitutto diciamo che, ove manchi un porto d'armi valido, il trasporto di armi deve sempre e comunque avvenire dopo che la questura abbia autorizzato il suddetto trasporto. Ove questo manchi e si decidesse comunque di trasportare le armi, si incorre comunque in una sanzione. Di fatto si applica la normativa relativa al porto abusivo d'arma da fuoco, ai sensi dell'articolo 699 del Codice Penale, e quella relativa al possesso abusivo di arma da fuoco. Ricordiamo sempre che nell'analisi delle varie fattispecie i confini non sono mai così netti, e quindi l'applicazione di una certa regola, piuttosto che di un'altra, varia a seconda dei casi. In questo senso, però, ci si potrebbe chiedere se, ove si venisse colti a trasportare armi senza l'autorizzazione della questura, magari con porto d'armi scaduto, scatti automaticamente il sequestro delle suddette armi. Per comprendere se effettivamente il giudice potrebbe o meno decidere di sequestrare le armi, ci viene in aiuto l'articolo 240,2 numero 2 del Codice Penale. In tal senso il giudice può disporre, quindi di fatto gli è attribuito un potere discrezionale, il sequestro di quelle cose che servirono o furono destinate alla commissione di un certo reato. Relativamente alle armi, ne viene invece disposto il sequestro obbligatorio quando di queste viene ad integrarsi non già il trasporto, ma il porto, quindi quando durante il trasporto l'arma sia immediatamente disponibile. Alcuni chiarimenti utili sul trasporto. Quante armi si possono trasportare per volta? 6, come stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 14 febbraio 1998. Devo portare le denunce con me quando trasporto le armi? Non esiste una norma che di fatto vieti di portare con noi le denunce, anche in originale, quando trasportiamo le nostre armi. Semplicemente però non siamo obbligati a farlo. La storia del famigerato percorso più breve è vera? No, si tratta di una leggenda metropolitana, purtroppo dura a morire. Come devo trasportare le armi in sicurezza? Le armi vanno trasportate chiuse, in custodia e non immediatamente disponibili. Il numero massimo di 6 armi trasportabili per volta a cosa si riferisce? Il numero massimo di armi trasportabili per volta, lo ribadiamo 6, si riferisce alla singola licenza. Devo trasportare un numero di armi superiore a 6, che cosa faccio? Ove si necessiti di trasportare un numero di armi superiore a 6, sarà necessario dare avviso di trasporto alla questura.